Abbiamo sempre vissuto pensando che le idee non nascessero per stare dentro un cassetto, perché rinchiudere le proprie idee equivale a rinchiudere se stessi, e questo lo pensiamo ancora in buona parte, solo che abbiamo imparato a fare i conti con la sottile differenza tra il dire e il fare, e non è il mare. Molto spesso la differenza sta nel budget, quindi fatevelo dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il budget. Lo so, non fa rima, ma in questo periodo storico non è di certo un problema, no? Noi siamo privilegiati. Davvero, siamo delle persone fortunate, perché abbiamo una community e questo si traduce in maggiori possibilità. Quando abbiamo pensato alla seconda stagione di YouTube Money, con molte più comparse, una troupe vera, degli attori bravi a mettere una pezza alla nostra recitazione, delle location più varie e una pre-produzione più curata, abbiamo capito che non sarebbe stato possibile coprire i costi con le visualizzazioni della serie. E allora ecco che entrate in scena voi e tutto di colpo diventa fattibile. Non senza scendere a compromessi, è ovvio, siamo su YouTube e non a Hollywood, ma a noi sta bene così. La sfida è proprio questa, riuscire a confezionare qualcosa che faccia divertire gli iscritti anche a costo di usare il nastro isolante e il cartone. Anche a costo di mangiare tutti i giorni pizza o riso alla cantonese. Ma lo rifaremmo! Pure la cantonese, anche perché la ricetta può essere perfezionata, non del riso, della serie. YouTube Money può essere perfezionata, può essere più organica e più d'impatto, e mentre le puntate venivano commentate da voi, noi prendevamo appunti. Mentre riguardavamo il montato per l'ennesima volta, prendevamo appunti. Mettevamo da parte idee e soluzioni e le chiudevamo in un cassetto perché tanto sapevamo che presto le avremmo tirate fuori. E siamo pronti, mentalmente pronti, perché sta per iniziare YouTube Money 3, o perlomeno speriamo che stia per iniziare. Beh, in realtà sta per iniziare perché ci siamo già messi a scrivere, ragazzi. Superato il 50%, abbiamo già iniziato a scrivere e l'abbiamo superato in un tempo record. E tutto grazie a voi, grazie alla vostra voglia di aiutarci e supportarci in questo nuovo progetto. E grazie alla nostra bastardaggine di lasciare un finale aperto alla fine della seconda stagione. Comunque sia, la cosa bella è che non siamo neanche, adesso che stiamo registrando il video, magari quando uscirà non sarà più così, però siamo più o meno a metà campagna, prima della metà della campagna, e abbiamo già più della metà del budget richiesto, quindi siamo veramente contenti. Naturalmente adesso si faranno i conti con una stagione che richiederà molta più attenzione da parte nostra, anche perché la seconda stagione ci è servita per imparare delle cose, ci è servita per leggere i vostri feedback, e quando dico i vostri intendo i vostri di voi che avete dato dei feedback, non dei commercialisti che ci hanno fatto i conti in tasca, però questa cosa la discuteremo in un altro video. Sì, sui rognosi faremo un video a parte dedicato a tutti quei commenti che ci hanno fatto delle richieste sensate o meno, quindi quelli che dicono che abbiamo rubato 30.000 euro non sapendo nulla di quello che c'è dietro, anche della fiscalità italiana. Parleremo del fatto che su YouTube Money 2 non si parla di YouTube in generale. Molti hanno detto questo. Poi ne parliamo. Sul canale dei Rognosi, voi lo sapete, andate lì e poi vi aspettate il video. Ad ogni modo, aspettatevi una terza stagione più compatta e più quadrata, perché abbiamo capito dove andare a parare per fare meno fatica noi, perché per certe cose ci siamo fatti un culo così e non sono state troppo apprezzate, e invece abbiamo capito cosa portare per sbatterci meno e farvi più felici, perché molto spesso su YouTube la vera via di mezzo sta lì, e grazie a Dio molto spesso meno ti impegni più una cosa piace. Questa è un'altra cosa importante, è che utilizzeremo meno Paossio per contestualizzare YouTube Money. Cioè, da Paossio ai Rognosi andava visto tutto, però visto e considerato che molti ci avete detto ma perché non va su Netflix, ok, non lo metteremo mai su Netflix, una serie da 30.000, un episodio di una qualsiasi roba che va su Netflix da 10 minuti vale 30.000 euro da solo, forse anche di più. Per dire, se noi volessimo andare su Infinity, su Netflix, da qualche parte, non potremmo più appoggiarci a questo cross di canali, no? E quindi Paossio continuerà ad esistere, ma non avrà più una valenza narrativa. Questo l'abbiamo capito grazie alle visual, perché le visual di Paossio sono molte di meno di quelle della serie, e quindi molte persone non hanno visto certi collegamenti, e questo ci ha fatto capire, e poi anche i commenti di persone che hanno visto buchi di sceneggiatura dove in realtà c'erano semplicemente dei video di Paossio che spiegavano quelle transizioni tra scena e scena o tra episodio,
episodio. Quindi è stato molto, molto formativo per noi fare questa serie. Abbiamo studiato, come spesso facciamo, abbiamo studiato, però siamo contenti perché YouTube Money 3 sta andando alla grande, io lo ripeto, abbiamo terminato le dediche, abbiamo terminato l'inserimento nei titoli di coda, ci sono ancora le sceneggiature con una dedica anche lì e tutte le firme dei ragazzi che hanno partecipato e che parteciperanno. Ora non so quando uscirà il video, uscirà a breve, però magari potrebbero aver preso già un altro storyboard, ce ne sono ancora tre adesso che facciamo il video, però magari potrebbe essercene due, uno, nessuno quando uscirà il video, non lo sappiamo. Quindi ragazzi, affrettatevi perché i premi ci sono, ma alcuni sono limitati, per esempio le magliette, ce ne sono tante, ok, ma sono limitate pure quelle, gli storyboard sono limitatissimi, così come anche le sceneggiature, non anche le magliette, ci sarà YouTube Money 3, ovviamente questa maglietta sarà unica, non ce ne sarà, non ci sarà la possibilità di acquistarle altrove, non ci sarà. Quindi ragazzi, queste cose sono per voi che ci seguite, per voi che amate la serie, speriamo che continuate a supportarci. E ci vediamo sui Rognosi per fare quattro chiacchiere con i commercialisti di YouTube.